Uno scambio di saluti tra il direttivo di Forza Italia e il sottosegretario alle infrastrutture e mobilità sostenibili Giulio Ferrante, ma soprattutto un incontro operativo per fare il punto della situazione sul processo di sviluppo delle aree interne, le grandi sfide future, dalla costruenda stazione Irpinia alla problematica di queste ore e di oggi un ultimo guasto legato alla rete idrica fatiscente che sta mettendo in ginocchio parte della Valle Ufita e del Sannio. Nel 2023 pensare che 15 comuni di aree interne possano rimanere senza acqua è davvero da terzo mondo. Qui il tema vero è la totale inefficienza ed irresponsabilità di una società che si occupa della distribuzione dell'acqua, che in realtà ha dimostrato una gestione alquanto fallimentare. Il tema delle aree interne è un tema per noi fondamentale. Io personalmente ho la delega al coordinamento tecnico funzionale sulle grandi opere commissariate appunto al centro-sud, tra cui per l'appunto la Napoli-Bari. Contiamo che per il primo lotto apice Irpinia entro giugno 2026 dovrebbe essere ultimata l'opera. C'è stato un leggero slittamento di 5-6 mesi, ma ecco, siamo assolutamente nei tempi previsti inizialmente dal progetto.